Novecento in rete numero 1191. Novecento in la retto numero 1191. Redattore Norberto Saletti. Redattoro Norberto Saletti. Il Circolo Esperantista Milanese fa la cosa giusta 2024. Dal 22 al 24 marzo 2024 si è svolta Fa la cosa giusta. Il Circolo Esperantista Milanese vi ha partecipato con uno stand. Sono stati raccolti 37 contatti già trasmessi alla segreteria FEI di persone interessate alle attività del circolo e in generale all'esperanto, di cui in particolare due scuole medie, una di Cologno Monzese e una di Milano, una da parte dell'Associazione Libera di Bernareggio che ci ha proposto di partecipare con un nostro tavolo informativo ad una loro manifestazione il 20 aprile prossimo e infine da parte di Telenova. Questa ultima, noto canale televisivo della Chiesa Cattolica, ci ha offerto la possibilità di effettuare un'intervista in uno studio televisivo allestito in fiera. Trattandosi di una televisione di area, ho interessato Raffaele Del Re, responsabile dell'UECI, a propormi un rappresentante degli esperantisti cattolici. Raffaele Del Re ha proposto Giovanni Ingannamorte, neoreferente per l'UECI per l'area di Milano e Lombardia, che si è subito reso disponibile. Le due interviste sono state effettuate sabato 23 marzo 2024 all'incirca verso le 16 e sono durate 5 minuti circa. Ci daranno il link per visionarle in streaming appena montate. Allo stand si sono alternati soci del CEM e soci degli altri due gruppi esperantisti di Bergamo e Brescia più di Riva del Garda. Vale la pena di citarli tutti anche per ringraziarli. Luigi Fusi, Gabriella Zanni, Gian Antonio Fleder, Lucia Spezzano, Antonio Politi, Francesco Fagnani, Giovanni Del Pizzo, Luigi Fraccaroli, Nadia Dobetti, Andrea Montagnier. Andrea Montagnier, Circolo Esperantista Milanese, Presidente. Articolo sullo IOFO. Ecco un bell'articolo sulla rivista online trentina del Festival Giovanile. Ecco il link. Fraccaroli nel direttivo della EEU. Nel quadro del Congresso Europeo Esperantista a Strasburgo, Luigi Fraccaroli è stato eletto membro del direttivo della Europa Esperanto Unio con la funzione di segretario. Un importante incarico internazionale per il quale gli facciamo i nostri migliori auguri, certi che saprà svolgere il delicato incarico con la sua ben nota competenza e professionalità. Livorno saluta Uccia. Il gruppo esperantista livornese Nisemas annuncia con grande dolore la scomparsa della saminiana Amelia Pallanca, detta Uccia. Ringraziamo Uccia per l'appassionata collaborazione nella diffusione dell'esperanto a Livorno e per il sostegno morale e materiale dato alla causa della lingua comune di tutti i popoli, portatrice di pace e di progresso per l'intera umanità. Stipendio dei lei. Se vi estas agemaca interessita per instruado, sed nenur. I lei stipendios dec partoprenanto in dei lei congresso, chiu ocaso semmaseio Brasilo, della dudeca gis la dudexepa de iulio 2012 var. Bon volu disconigi cition en viai associoi, sexioi cae circauajoi. La congresso dei lei celas plibonigi vian lingvoconon cae didacticon. La stipendio covras restat costoin, logiado in gasteio proponita del lococò, cae maximume 150 euroin de voyage costoi. Stipendiato in men pagas la basan cotison de aligio lau unua periodo. La condicioi por gaini la stipendion, gis nuna contribuo al lingua educado cae intercultura interchangio, sin de vigo plu activi in la organizo, sin de vigo al plen tempa partopreno en la congresso. Vi povas aligi alla congresso anca usen la stipendio cae men pagi la costoin. Por peti la stipendion nepras plenigi 2012var.congresso.org.
por la stipend petilon. Lim dato por la stipend peto estas la 31 de maio 2024. Se vi havas demandoin, scribu al ilei.congressoi@gmail.com, copie al laura.brazzabeni@gmail.com. Avete una bella voce? Chi ha o pensa di avere una buona pronuncia in esperanto e una buona dimestichezza con l'informatica, non serve essere esperti, per favore contribuisca donando la propria voce al progetto che servirà poi a diversi scopi: riconoscimento vocale in esperanto, sintesi vocale in esperanto, automazione comandi in esperanto, alla Alexa per intenderci, eccetera. Il progetto è francese. Questi francesi quante cose fanno, ed è legato a Wikipedia. Si chiama Lingua Libre. Ecco il link. In esperanto servono soprattutto voci femminili. Contribuu uno kai mult lingvezzo. Uiginta in azioi havas strategian planon por mult lingvezzo. Gi disponiblas en la ses uno lingvoi. Jen la ligilo. La 21 de aprilo estis la tago de la cina lingvo. La 23 de aprilo estis la tago de la angla ca hispana samtage. Ne estas mirinde che unuginta in azio i festas samtempe la 23 de aprilo kiel tagon de la hispana ca angla lingvoi. La coincido estas tre interessa ca curiosa. Tiu tago estis electita por memorigi pri du grandai verchistoi cae omagi al ili, Miguel de Cervantes Saavedra cae William Shakespeare. Cervantes estas l'autoro de Don Quixote, cae Shakespeare estas la plei grava verchisto della angla lingvo. Ambau mortis en la sama tago, la 23 de aprilo 1616. Tiu coincido enfasas la signifon de lingua diversezzo cae la contribuon de ambau lingvoi alla tutmondai literaturo cae culturo, scribis Pablo Leon in Costa Rico. opleon@gmail.com. Spectu la prelegon pri la gemelai urboi. Saluton al ciui. Por tiui ciui volas specti au respecti la prelegon, Ien gia registragio in YouTube. Esami del IIE. L'Istituto Italiano di Esperanto, IIE, è lieto di annunciare una serie di sessioni di esame per i vari livelli di conoscenza della lingua Esperanto, che si terranno nei prossimi mesi in diverse città italiane. Ecco il calendario degli esami. Roma 31 maggio, Napoli 19 giugno, Parma 23 giugno, Montecatini Terme, durante il congresso 30 agosto, Milano fine settembre data da definire, Torino fine settembre inizio ottobre data da definire, Trento inizio ottobre data da definire, Genova settembre ottobre data da definire, Pisa durante lo ZAT, in altre città su richiesta. Per informazioni e iscrizioni inviare una mail a Istituto Italiano Esperanto @gmail.com o contattare direttamente il direttore generale Laura Brazzabeni all'indirizzo laura.brazzabeni@gmail.com. Invitiamo tutti gli interessati a sostenere l'esame o a diffondere questa informazione a chi potrebbe essere interessato. Avvantaggiati i poliglotti. Ci è voluto uno studio per stabilire che chi parla più lingue è avvantaggiato rispetto a chi ne parla una sola. Secondo me, noi esperantisti abbiamo un vantaggio in più, ne parliamo due, ma è come se le parlassimo tutte. Ecco il link. Prifisico cae esperanto. Aristotelo diris multain aferoin qui estas erarai. Galileo cae Newton correcte rearrangis la tuton. Poste Einstein rompis cion de nove. Nun ni reordigis prescau cion, excepte por malgrandai agioi, grandai agioi, varmai agioi, malvarmai agioi, rapidai agioi, pesai agioi, malhelai agioi, turbulo, cae la concepto pritempo.
Esperanto estas iom pli simpla ol fisiko. Strasburgo, Europa Congresso. Ĉu vi ne ĉeestis? Ĉu vi volas spekti la inaŭguron? Faru tion kune kun Itala Instituto de Esperanto kaj la projekto Erasmus Plus CoA1 kaj Itala Esperanto Federacio estis oficiala partnero. Jen la ligilo. Pranzo dell'amicizia a Milano. Carissimi, il 1 giugno 2024 si terrà il consueto pranzo dell'amicizia del CEM allo IODOC, via Ippocrate 42 Milano. Dato che a giorno di mercato si consiglia di arrivare con i mezzi, metropolitana linea 3, fermata a Fori FN in direzione Comasina. Per prenotazioni scrivere a esperantomilano@gmail.com. Dopo il pranzo proseguiremo in sede per ascoltare un piccolo assaggio musicale di una nostra socia con la viola. Vi aspettiamo, Andrea Montagnier, Circolo Esperantista Milanese. Incontro a Padova. Il gruppo esperantista padovano Giovanni Saggiori ha organizzato un incontro con un esperantista svedese che verrà a visitare Padova con i suoi studenti tramite il progetto Erasmus Plus. Luogo d'incontro sarà la pizzeria vicino alla sede del GEP, venerdì 17 maggio alle ore 20:15. Si parlerà in esperanto ed in inglese. Gli studenti svedesi non conoscono esperanto. Per ulteriori informazioni paola.tosato@esperanto.it. Sociaj retejoj. Jen ligilo pri la evento Sociaj retejoj kaj eventaservo.org. Con Deborah Rossetti, Yves Nevelstein, Laura Brazzabeni. Ecco il link. Università di Parma. ...22 aprile, Tago della Tero. Jen interessa presento per Esper Radio. Ecco il link. Temoi, qui devus esti devigai en la lerneio. Imposto i programmigo cuiro assicuroi heim riparoi mem defendo ex aptecnicoi bon conduto persona e finanzo paroli pubbliche autoriparado stress controllo cai evidente esperanto redattore Norberto Saletti legis por vi Laura Brazzabeni.